alla scoperta della cucina dello chef Cesare Bassi. Ciao Cesare. Ciao Ilaria. Oggi cosa ci prepari? Oggi prepariamo dei tortelli ripieni di stoccafisso con una polentina morbida al tartufo nero. Allora, innanzitutto mettiamo a bollire lo stoccafisso in acqua e nel frattempo possiamo mettere su l'impasto per fare la sfoglia. Per la pasta mettiamo uova intero, rosso d'uovo, le due farine e il nero di seppia. Li facciamo impastare per circa una decina di minuti finché non diventa un impasto liscio ed omogeneo, poi lo andiamo a tirare con la sfogliatrice. Lo stoccafisso è cotto, lo andiamo a scolare, facciamo soffriggere un po' di cipolla, andiamo ad aggiungere lo stoccafisso, sfumiamo con un goccio di vino bianco, aggiungiamo delle patate tagliate a cubetti, uniamo un po' di panna, un po' di latte e facciamo cuocere il tutto per circa 40 minuti. Prendiamo il nostro ripieno di stoccafisso. Una volta che i nostri tortelli sono pronti, prendiamo una padella, ci aggiungiamo un pochettino di burro. Prendiamo il piatto da portata, ci adagiamo la vellutata di polenta, disponiamo i nostri tortelli in questo modo. Prendiamo il tartufo nero. Gli ingredienti che servono per fare questo piatto sono lo stoccafisso ammollato, gli ingredienti per fare la pasta, quindi farina di semola, farina bianca, rossi d'uovo e uova intere e un pochettino di nero di seppia per dargli il colore, polenta, panna e latte, tartufo nero e un pochettino di patate.